Toy Story 4, Massimo, Buzz Lightyear da quasi 25 anni. Cos'è per te, in tutti questi anni, cos'è stato per te Buzz Lightyear e cos'è stato per te anche Woody? A parte un sostentamento di vita, è stato un incontro fortunato. Ogni volta che mi chiamano, ossia io pensavo di fare soltanto il primo film, poi c'è stato il secondo, il terzo, adesso il quarto. Spero che vada avanti perché il finale è ancora aperto, insomma si capisce che c'è una possibilità di sviluppo. Ho conosciuto una persona che è diventata un po' anche un amico. Quando lo incontro, è chiaro che non è come il rapporto con un amico vero, no? Però quando lo incontro mi fa piacere incontrarlo. So che non mi darà delusioni. Chi dei due può dare delusioni all'altro? Posso essere soltanto io. Va avanti da diversi anni. È un rapporto costruttivo, insomma, soprattutto quando sto in sala di doppiaggio. È un rapporto che mi ha dato delle soddisfazioni. Alcuni mi conoscono soltanto come la voce di Buzz Lightyear, quelli che non vanno né a teatro, non vedono altro che questi lavori, insomma. Però, insomma, sono contento di averlo incontrato. Lo guardo senza nessun sospetto. Lo guardo dicendo speriamo di andare avanti assieme ancora per degli anni. Ecco, da spettatrice e da doppiatrice personaggi femminili, come l'hai visti? Beh, sicuramente c'è stata un'evoluzione del personaggio femminile. Quella che mi piace di più è Bo Peep, per esempio, perché è una guerriera, sembra quasi una sorta di Rambo, però che mantiene la sua femminilità. Ed è la cosa che mi piace di più, questa evoluzione di tutti i personaggi femminili che comunque mantengono quella femminilità che fa parte di una donna, e però con quella grinta da guerriero, quella forza da guerriero. E si vede molto, si vede, è quella concreta, è il personaggio concreto che risolve, che dà delle intuizioni. E ho trovato che se questa genialità nella crescita di questi personaggi. Luca, c'è qui invece Forky, la spazzatura, il tuo personaggio, è un po' il messaggio che arriva, è bellissimo, anche dalla spazzatura si può creare qualcosa di bellissimo. No, e soprattutto dalla spazzatura, perché la spazzatura, non ci dimentichiamo che è il barbone dell'amore, cioè è proprio colui che va a raccogliere e si chiede, stupito, no, perché hanno gettato questa roba qua. Cioè, oggi soprattutto in questa epoca del consumismo dove te fanno le macchine e devono scadere i pezzi e dopo 6 mesi perché sono, durano apposta 6 mesi perché poi dopo li devi ricomprare, in realtà io vengo da un mondo, come penso, anzi sicuramente pure lui, vintage, cioè dove ai tempi raccoglievamo le molliche di pane perché non sai se no, oppure ci si rompeva il giocattolo, non è che lo buttavamo, perché dietro un giocattolo c'è sta una vita vissuta insieme a lui, quindi ci sono emozioni convissute insieme, no? E quindi invece di comprarne un altro, tu cerchi di raggiustarlo. Quindi va benissimo anche un giocattolo con un braccio rotto, perché te significa qualcosa quel braccio rotto, piuttosto che averne una come una donna truccata e tutta rifatta, ma non sa di niente. Cioè, meglio una donna con le rughe e col femore spezzato che te può raccontare la vita. Cioè, credo più in lei. Mi viene in mente il film Harold and Maude, no? Quella storia d'amore tra quel giovane e la signora, storia d'amore platonica. Cioè, l'amore è nascosto come il barbone, appunto, nei luoghi meno impensati dove nessuno va. Vi ringrazio. Grazie a te. Ehi, qua su Astro Boy. Se credi di venire qui e soffiarci il posto da primo premio, sei fuori. Di brutto! Aiutatemi a liberarmi! Come no? Col piedone! Verso l'infinito il piedone! Boom! Nel vuoto cosmico non ti sente nessuno! Ah! Lasciami!